Il 3 febbraio a Magenta è un giorno di festa. È festa grande, la festa del patrono, San Biagio. Ed è una giornata diversa da tutte le altre. La piazza si riempie di bancarelle del mercato, di profumo di caldarroste e di gente, tanta gente, curiosa, eccitata, divertita, che proviene da tutti i paesi attorno. Sembra che anche la guerra si sia presa un giorno di vacanza. Eh già, perché oggi è il 3 febbraio del 1944. E anche a Magenta c'è la guerra, come in tutto il resto d'Italia. Anche a Magenta ci sono i fascisti, e adesso sono arrivati anche i tedeschi. Sono loro che comandano e che decidono. Anche a Magenta ci sono la fame e la miseria. Ma non il 3 febbraio. Eh no, il 3 febbraio del 44 la gente si è svegliata di buon umore perché c'è la fiera. E da Sedriano è arrivato il Leopoldo Fagnani, il Poldino. Lui è arrivato con il Gamba de Legna. Il Gamba de Legna è quel tramvai che fa da Magenta a Milano. Lui ci è saltato su sperando che non deragli. Che succede spesso, soprattutto d'inverno, col ghiaccio. E poi c'è Gino, di Magenta. Gino... ed è la classe del 26, una di quelle richiamate alla leva dai fascisti. Ma Gino in guerra non ci vuole andare. E allora deve stare nascosto, perché poi sono 2 anni che è disoccupato. Non ha fatto la tessera del fascio, nessuno lo mette a posto. Però lui in guerra non ci vuole andare. Allora deve stare nascosto, perché se lo beccano... Ma oggi no, oggi c'è la fiera, le bancarelle. La gente, ma chi lo noterebbe in mezzo a tutta sta confusione, dai. Sì, e poi a 17 anni mica puoi stare a casa alla fiera di San Biagio. Sì, appunto, dai. Appunto, ma poi c'è tua sorella, la Rosina, che continua a ripetere. Gino, vanno, vanno. Fera di besti, fera di besti, vacche, maiali, cavalli. Intanto all'asilo c'è una riunione di 10-15 giovanotti che non sono lì per parlare dell'oratorio, e le suore lo sanno e li ospitano di nascosto. Scappate, scappate, che ci sono i fascisti, hanno appena sparato a un ragazzo. È Suor Gesuina che entra tutta trafelata, e allora via che si scappa, uno di qua, uno di là, qualcuno, forse un paio vestiti da suore. Il Terenzio inforca la bicicletta ed esce sulla via Santa Crescenza, ma lì è pieno di gente, la fiera, le bancarelle, troppa confusione. Meglio, con tutta quella gente in giro, sicuramente passerà inosservato. E allora attraversa la via Santa Crescenza e arriva in fondo all'angolo con la via Garibaldi, ma lì ci sono 2 ragazzi, hanno la stessa età, sono della stessa leva, ma quelli sono fascisti e lo aspettano. E Terenzio va proprio in bocca al lupo. Prego Marasca, dove vai di bello? Fanno paura con il mitra e la camicia nera, sembrano i guerrieri dell'Apocalisse. E sai, sono in giro, c'è la fiera, sono in giro a vedere le bancarelle. Suona la sirena dell'allarme e tutta la gente si scompiglia in silenzio, sicuro di non aver mai sentito un suono più dolce di quello. Vado, è suonato la sirena, insomma devo tornare a casa che mia mamma è sola e sicuramente ha paura, e si dilegua tra la folla che scappa, è salvo. Gino, rimani a casa, torna indietro. Non verso il cimitero, Gino, non verso il cimitero. Gino, torna indietro. No, quelli sono i miei amici. Hanno sparato i fascisti, Rosina. No. Gli hanno sparato alle spalle, Rosina. No. Con una pallottola esplosiva. No. È morto dopo quasi un'ora, Rosina. No. Erano i suoi amici, ha detto così, sono i miei amici. E poi gli hanno sparato. No. C'era anche tuo cugino, Rosina. È stato lui a sparare. Guardandolo in faccia. No! Gino. Il Gino fra 3 giorni compie 18 anni.
è buono e bravo. Anche con suo cugino, il fascista. Domenica hanno mangiato la minestra insieme a casa nostra. Il Gino compie 18 anni, bisogna comprare una torta, anche se c'è la guerra, chi se ne importa? Perché il Gino fra 3 giorni compie 18 anni e... Beh, comunque, allora io ho sentito che... Giovedì, è successo questa cosa. Giovedì! Giovedì 2 marzo a Magenta la Saffa e la SNIA, sede del Pignone di Firenze, hanno aderito allo sciopero. Alla Saffa, anche la Carlotta ha fatto sciopero. Cioè, a dir la verità, la macchina gliel'ha spenta un'altra donna perché lei è troppo timida, ma comunque sia, anche la Carlotta fa sciopero. Venerdì 3 marzo a Bareggio le operaie si sono presentate in fabbrica con abiti militari e hanno costretto gli uomini a fermare il lavoro. Sono codici trasmessi dagli alleati o dai vertici della resistenza che solo chi conosce può decifrare. Esatto, e infatti, per esempio, ci sono degli altri premi che continuano a far parte della resistenza. Ad esempio, non la professoressa, non ce l'ho la mamma, e poi come si chiamava quell'altro? Non che si chiamava l'altro, aspetta, no. Per la giustizia lotta fino alla morte. Così gli ripeteva sempre suo padre. Suo padre di chi? Virginio Colzani, di Don Virginio Colzani. Un altro tipo di squadra non armata, squadre d'azione patriottica, sa, suona bene. Gruppi che siano dediti a volantinaggio, che portino informazioni, facciano sabotaggi, disarmo. Sì, però bisogna trovare la persona giusta che li deve guidare. E deve essere una persona insospettabile, che abbia un lavoro, magari in fabbrica o in campagna. Sì, ci vuole la persona giusta. Certo, non è facile, no? No, non è facile. L'organizzazione parte dalla base e si sviluppa verso l'alto. Il segreto è nella base. Se la base è salda, tutto il resto è a posto. E anche se le parti alte dovessero cadere, la base rimane lì, ferma, al suo posto, pronta per ricominciare. In una caserma militare vuota. 37 le donne, 950 gli uomini. 20 i giorni che restano nella caserma. Perché i partigiani continuano a far saltare le linee ferroviarie che dovrebbero portare tutte quelle persone da lì in Germania. Don Gerolamo, tornerà mio marito? Me lo dica, Don Gerolamo. Mio marito tornerà, me lo dica, Don Gerolamo! Sì, sì. Tuo marito Filippo tornerà. Una mattina... E torneranno anche tanti altri. Mi son svegliata. A 9 no, loro non ce la faranno. Oh bella, ciao bella, ciao bella, ciao. Una mattina mi son svegliata ed ho trovato partigiano, portami via. Oh bella, ciao bella, ciao bella, ciao. Oh partigiano,